Дорогие друзья, добрый день. Бонжорно, амичи. Начинаем очередной текст, диалог для изучения русского языка. Cominciamo ad analizzare l'ennesimo dialogo, il testo, per approfondire le vostre conoscenze della lingua russa. Название, il titolo, Нехорошая квартира. Appartamento non buono, che non va bene. Хочу напомнить, voglio ricordarvi prima di tutto che информацию об этих диалогах я беру с сайта, который есть в описании. Questi диалоги, questi testi sono presi dal sito, a cui trovate il link nella descrizione. Если вам нравятся эти упражнения наши, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Se vi piacciono questi esercizi, per favore mettete un like e fate la sottoscrizione. Итак, dunque, нехорошая квартира. Здравствуйте, это агентство? Buongiorno, è l'agenzia? Si intende agenzia immobiliare. Я иностранец, и я хочу поменять квартиру. Sono straniero e voglio cambiare l'appartamento. Здравствуйте, è un saluto generico tipo salve. Si può dire здравствуй se si dà del tu. Здравствуйте è salve oppure buongiorno, salve quando si dà del lei. Это агентство, è l'agenzia. Я иностранец, sono straniero. Allora, агентство, может быть, агентство по недвижимости, агенция иммобилиаре, и многие другие виды агентств и tanti altri tipi di agenzie. Иностранец, femminile, иностранка. Я хочу поменять квартиру. Я хочу, io voglio, поменять, cambiare, квартиру, l'appartamento. А почему вас не устраивает ваша квартира? E perché non le va bene il suo appartamento? Устраивать significa stare bene. A qualcuno qualcosa mi sta bene, non mi sta bene, mi piace, non mi piace. Например, per esempio, меня устраивает моя одежда. Mi sta bene, mi stanno bene i miei vestiti, nel senso non è che mi stanno bene che ho un bel aspetto con questi vestiti. Si intende che sono a posto, che mi piacciono così. Anzi, proviamo a vedere se il mio dizionario preferito Multitran mi dà qualche traduzione che mi piace di più. Accomodare, collocare, ustraivat. Piacevoleggiare. Ok. Va bene, comunque andiamo avanti. Perché non le piace o non le sta bene il suo appartamento? Questo ha all'inizio la congiunzione a per contrapporre a quello che è stato detto prima, cioè è perché, perché in italiano sia a che i diremmo è, però qui è i è congiunzione che elenca due frasi, due pezzi, due composizioni delle parole che non si contrappongono, mentre qui lei dice è perché lei vuole cambiare l'appartamento. Perché di logica dice una cosa diversa da quello che si è detto prima. E lui dice: Vidizili, vede? Vede? Lì, come sapete, è la particella che esprime una domanda, interrogazione oppure un dubbio, no? Vidizili, jest nie neskolka problem. Ci sono
ci sono alcuni problemi, несколько проблем. Кого-чего? Genitivo. Например, per esempio, quali problemi ci sono? Vede, ci sono alcuni problemi. Например, per esempio, мне далеко ехать до работы. Мне далеко ехать до работы. Per me o a me è troppo lontano andare al lavoro. Cioè, per me il tempo per andare al lavoro risulta troppo lontano. Ехать до работы. Почему не на работу? Потому что идти на работу, andare al lavoro. Mentre идти до работы или ехать до работы si intende raggiungere il posto di lavoro, si intende non tanto andare al lavoro quanto il periodo di tempo che ci vuole per arrivare al lavoro. E poi specifica, целых полчаса, ben una mezz'ora, ben una mezz'ora, cioè proprio una mezz'ora, addirittura una mezz'ora. А если я иду пешком, то 40 минут. E se io vado a piedi, allora 40 минут. Целых полчаса, ben una mezz'ora. No? Например, у меня есть целых 10 книг по грамматике русского языка. То есть, io ho ben 10 libri sulla grammatica della lingua russa. Или у него есть целых 3 компьютера. Lui ha ben 3 computer. Я иду пешком. Я иду пешком, io vado a piedi. Или я еду на машине, или я еду на метро. Или я иду пешком. Да, это большой недостаток. Sì, è un grande svantaggio, no? Недостаток. Svantaggio, difetto, imperfezione, mancanza, è una grande mancanza. Я могу предложить вам комнату. Le posso proporre, anzi, io posso proporre a lei una camera, una stanza. Комнату? Нет, знаете, я не хочу жить в русской семье. Станция? No, sa, io non voglio vivere in una famiglia russa o nella famiglia russa. Perciò, предложить, proporre. Я предлагаю, ты предлагаешь. Предложить è перфеттиво. Предлагать imperfettivo. Предложить что сделать? Говорят, что с русскими сложно жить. Разная культура и традиции. Говорят. Si dice. È форма имперсонале. Bisogna usare терца персона плурале. Говорят. In italiano invece non si dice dicono. Ah, ma anche dicono, però si dice si dice, mentre in russo si dice говорят. Bisogna usare solo questa forma. Что с русскими? Che caso è? Esatto, strumentale. С русскими, plurale dei russi, no? Сложно жить. È difficile, è complicato vivere. In italiano diremmo convivere, no? Con i russi. Разная культура и традиции. Cultura e tradizioni. Differenti, diverse, troppo varie, non varie, ma troppo diverse. Ecco, не волнуйтесь, non si preoccupi, forma del rispetto, gli dà del lei. Он тоже иностранец. Anche lui è straniero, si intende il futuro coinquilino eventuale. Он ваш ровесник. On vash ravesnik, lui è della stessa età, ravesnik sarebbe coetaneo, esatto. Lui è il suo coetaneo. I tože učit ruski jazyk. E anche
E anche lui si intende, studia la lingua russa. Он бегло говорит по-русски. Lui parla russo fluentemente. Бегло. Бежать significa correre, no? Бежать. Biglietz è il fuggiasco, per esempio, no? Bieglich è fuggitivo. Biegajushi, per esempio, biegajushi e glasa, gli occhi che si muovono sarebbero biegajushi e glasa. Per esempio, il profugo si dice come? Si dice bieženec, sempre. Deriva dal tema bieg, che vuol dire la corsa, bieg. Per esempio, on sportsmen, on zanimaetsa biegam. Lui è uno sportivo, lui pratica la corsa, fa la corsa. Eta kharoshaya vozmoznost' ulucchit' svoi znanja. Questa è una buona possibilità, oppure opportunità, di migliorare o perfezionare le proprie conoscenze, si intende della lingua russa. Atlicna. Ottimo, perfetto. Eta meniae dela. Questo cambia le cose. Questo cambia la cosa. Dela. No, ya vsyotaki somnivayus', ma io tuttavia comunque dubito. Somnivatsa, dubitare. In russo è riflessivo, a differenza dell'italiano, no? Сомнение, сомнение sarebbe il dubbio. А там есть интернет? Lì c'è internet? Нет, no. Но рядом находится знаменитый магазин Ашан. Ma vicino si trova il famoso negozio Ашан, che in Italia chiamano Aushan, no? И там есть Wi-Fi. E lì c'è Wi-Fi. Можно сидеть в интернете. Si può navigare in internet. Perché сидеть, stare seduto? Perché passare del tempo, stare in internet? Nel gergo russo si dice anche zavissati oppure zalipati в internete. Ma questo è molto colloquiale e giovanile. Это мне совершенно не подходит. Questo a me assolutamente non va bene. Il verbo подходить, подходить, significa andare bene, quadrare. Per esempio, convenire. Andare bene comunque. Per esempio, può andare bene per me, e там не может подойти. Stare bene, questo non mi sta bene, подходить, che comunque vuol dire anche avvicinarsi, però in questo caso significa andare bene. Я работаю в интернете, io lavoro in internet. А чем занимается мой будущий сосед? E che cosa fa il mio futuro vicino di casa, però si intende coinquilino, no? Ну, у него нет постоянной работы. Beh, ну, у него нет постоянной. Lui non ha un lavoro fisso, постоянная работа, costante, fisso. Он подрабатывает в разных местах. Lui lavora in vari posti. Подрабатывать significa lavoracchiare, arrotondare, fare dei lavoretti, ecco, pod rabatevet sarebbe, diciamo, il significato di fare dei piccoli lavori, v raznych mistach. Вообще он часто играет в карты. Раньше он продавал в Индии и Китае специи. У него был свой бизнес. Anzi, o parlando in generale, on часто играет в карты. Lui spesso gioca a carte. Раньше он продавал в Индии и Китае специи. Prima vendeva spezie in India e in Cina. У него был свой бизнес. Lui aveva il suo business, la sua azienda, cioè lavorava in proprio.
На этом мы сегодня закончим. Per oggi finiamo e continuiamo la prossima volta.